Posta indecenti a commercianti, l'assessore De Rossi respinge le accuse, ma ci sarebbe una registrazione. Petizione di Finco contro la presenza del lupo sulle montagne venete, raccolta firme da inviare al governo. Ex area Pengo, la questione finisce in consiglio regionale, ci si domanda se poi abbia rispettato le norme. Il ponte di San Vito non è a misura di disabile, comune replica, si sapeva ma non avevamo altre vie. Tutti con lo sguardo verso il cielo, lo spettacolo degli aquiloni è pronto a spiccare il volo. Odori Moletti incontro all'ARPA per cercare di risolvere la questione. A Campo San Piero, grande intervento chirurgico, il primo crossover per un trapianto di rene. Buonasera telespettatori, nuova edizione di Bassano TG, apriamo subito il telegiornale parlando dello scandalo di Cittadella. L'assessore De Rossi ha presentato le dimissioni e si difende dichiarandosi innocente. Sicuramente è una situazione molto spiacevole, tra l'altro appunto mi ha assistito, è appena diventato padre e quindi ha una famiglia, quindi sicuramente queste accuse sono molto, molto gravi. Il prossimo 23 marzo l'ex assessore al commercio e turismo di Cittadella, Filippo De Rossi, comparirà davanti al pubblico ministero di Padova, Sergio Dini, si dichiarerà estraneo ai fatti. Lo ha detto e ribadito anche il sindaco di Cittadella quando ha presentato le dimissioni. Le accuse contro di lui sono però gravissime. I fatti risalirebbero 2 anni e mezzo fa e coinvolgerebbero 2 donne che gestiscono attività commerciali, autrici di denunce contro lui, ora accusato di tentata concussione. Il 35enne si è visto recapitare l'avviso di garanzia dei finanziari di Cittadella e ha subito rassegnato le dimissioni. Abbiamo piena fiducia naturalmente in quello che la magistratura farà e spero anche nel più breve tempo possibile, non tanto per l'amministrazione comunale che comunque va avanti, ma quanto per l'assessore De Rossi. Una vicenda da chiarire che passa attraverso la testimonianza delle 2 donne. Sicuramente preoccupato ed è teso, pur essendo tranquillo, perché è sicuro di essersi comportato bene e di non aver fatto quello che è descritto nel capo di imputazione, insomma. De Rossi, appartenente a una civica, è stato eletto con circa 300 preferenze, un pacchetto di voti che aveva spinto il sindaco a nominarlo assessore. E sentiamo i cittadellesi, cosa ne pensano di questa vicenda? È una vergogna, ormai siamo pieni depi di tutte queste notizie, veramente disdicevole. Si è dimesso? Si è dimesso per fortuna. Non va bene perché devi fare il tuo lavoro onestamente, per quello che sei stato incaricato a fare, no? Se poi di mezzo magari ci sono delle donne... Ancora peggio. E conosce l'assessore De Rossi? Sì, è una bravissima persona, mi dispiace di questa cosa, ma penso che lui non abbia nessuna colpa. Come si spiega quello che è successo, per cui è stato in un momento indagato? Interessi, per certe... Da parte di chi? Di queste persone che, non so, volevano fare determinate cose che lui non approvava, che non poteva fare, ecco. Il giudice adesso deve andare a indagare, vedere se questo è vero o non è vero, quello che non sia vero, sì, tutto quanto, vediamo, dai. Sì, però bisogna vedere se era un complimento o un avance sessuale, questo bisogna dimostrarlo in qualche maniera. Io non voglio condannare o difendere, ha capito? Non mi sento di condannare se non c'è una prova. Come si fa? Lo sa lei, il sospetto rovina le persone. Lanciata dalla consigliere Finco, una petizione online contro la presenza del lupo sull'altopiano. Tuteliamo le nostre montagne, no alla presenza del lupo. L'appello arriva dal capogruppo della Lega in Regione, Nicola Finco, che oggi ha lanciato una petizione online per invitare il governo ad occuparsi di un fenomeno che nel solo 2017 ha contato 361 uccisioni tra i boschi e gli allevamenti delle montagne venete. Ormai la situazione sta sfuggendo di mano, si sta sempre più avvicinando alle case e alle persone, ovviamente causando anche molta preoccupazione, quindi noi come Regione tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ora aspetta il governo o all'attuale ministro dell'ambiente adottare delle politiche serie, quindi abbiamo lanciato questa petizione nella speranza di lanciare un ulteriore messaggio a chi ci governa. Sono stati pochi minuti alla petizione di Finco per raccogliere centinaia di firme. Sia sulla zona della Lessina ma anche sull'altopiano si stanno già mobilitando, perché questa ovviamente è una tematica molto sentita in quelle località. Purtroppo viviamo in una società dove ormai gli animali contano di più delle persone, però è nostro dovere, dovere della politica, tutelare anche le persone che vivono e lavorano in montagna, che da tanti anni mantengono un equilibrio anche ambientale, e il lupo purtroppo sta causando tutta una serie di problemi, quindi noi chiediamo non di eliminare il lupo ma di monitorarlo e ovviamente capire anche quanti esemplari possiamo mantenere sul nostro territorio regionale.
E sempre Nicola Finco è intervenuto in giornata in merito all'approvazione da parte della Giunta Poletto del progetto Area Pengo, piano che prevede l'insediamento di un nuovo polo commerciale da 8.000 metri quadrati di superficie. Il consigliere regionale ha presentato in giornata un'interrogazione al Consiglio. L'ho fatto, dice il leghista, affinché si verifichi se le modalità di approvazione della variante urbanistica fatta da Poletto siano state adottate nel rispetto della legge regionale che dà disposizioni in materia di consumo sul suolo in coordinamento con il settore del commercio. Ora invece ci spostiamo a San Vito e parliamo del Ponticello, perché abbiamo raccolto lo sfogo di un disabile che denuncia: non possiamo passare. L'ho preso in giro. Quartiere San Vito, la passerella pedonale sarà pronta per la primavera, ma non sarà per tutti. A non poter passare dall'altra parte saranno infatti i disabili, che oggi non negano la propria amarezza. Dopo 4 anni di attesa che l'accessibilità per i disabili è stata bocciata e non si sa il perché. Abbiamo 4 anni che aspettiamo, in 4 anni penso che i soldi non erano ricevuti. Una vicenda in qualche modo già messa in conto. Per avere una rampa su cui far salire le carrozzine, il conto sarebbe infatti lievitato di 200.000 euro, mettendo a rischio la possibilità di avviare il cantiere, spiegano dal comune, che rilancia: la decisione è stata presa di concerto con le associazioni, i dubbi e le perplessità rimangono. Come mai vengono fatti questi lavori? Per avere la possibilità di farla più ampia, spiegano dal municipio, sarebbe servito anche un esproprio e la cancellazione di un parcheggio. Per questa ragione si è deciso di procedere in questo modo. Parliamo ora delle Olimpiadi invernali sull'Altopiano, perché ora bisogna convocare un tavolo tecnico. Ora bisogna fare squadra per portare a casa il risultato. Gara di fondo, ma non solo, anche di short track e pattinaggio velocità sull'altopiano di Asiago. Il contesto è quello della proposta di Luca Zaia di organizzare le Olimpiadi invernali del 2026 sulle nostre Dolomiti. Noi di Rete Veneto abbiamo proposto di coinvolgere anche i 7 comuni. I benefici in termini economici e di ritorno d'immagine sarebbero enormi. Dicevamo che il dato è tratto, ora si passa alla fase operativa. Bisogna presentare un piano sostenibile dal punto di vista economico e con le proposte sugli interventi da fare. L'appello che lanciamo dunque è rivolto ai sindaci e a tutte le associazioni di categoria dell'Altopiano: convocate immediatamente un tavolo tecnico. In questi casi si direbbe gamba in spalla e pedalare, noi lo cambiamo: sci e piedi e racchettare. E questa settimana parliamo proprio della nostra proposta di coinvolgere l'Altopiano di Asiago nel progetto per le Olimpiadi invernali del 2026 con il quesito. Quindi Rete Veneta propone Olimpiadi invernali anche sull'Altopiano. Siete favorevoli? Quindi diteci una vostra opinione, gli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Ora torniamo a parlare del rischio che l'Europa tolga i fondi destinati alla Regione Veneto. Fondo Sociale Europeo, fondi comunitari strutturali per le imprese e per l'agricoltura. Hanno sostenuto la nostra economia in questi anni. Queste risorse rischiano però di non essere più messe a disposizione del Veneto. Perché? Con la Brexit si riducono le entrate e l'Europa ha 3 strade da seguire. La prima, nessun intervento, resta lo status quo, fondi salvi. La seconda, destinare le risorse alle regioni solo del Sud Italia. La terza, la peggiore, girare i soldi esclusivamente agli stati obiettivo coesione, che devono cioè raggiungere determinati obiettivi. Nei giorni scorsi abbiamo spiegato i rischi per i disoccupati e i giovani. Oggi ci concentriamo sulle università. La ricerca applicata subirebbe un contraccolpo pesantissimo. Noi diamo quasi 6 milioni all'anno per una ricerca applicata anche alle industrie più piccole, anche alle imprese artigiane se volessero. Quindi non solo una ricerca pura fatta per i professori, ma soprattutto una ricerca per le imprese. E in questo modo noi abbiamo aiutato moltissime imprese ad aprirsi nuovi mercati, a fare nuovi brevetti, a innovare all'interno dei propri percorsi. Nella prossima puntata parleremo dei rischi che corrono le imprese. Le risorse europee, in un momento in cui le banche hanno ristretto la possibilità di accedere al credito, diventano fondamentali. Dolore e commozione in città per la morte di Renata Bonfanti, il ricordo. Lei senza il disegno non sarebbe più riuscita a vivere. Ha continuato a disegnare, aveva un piccolo tavolino, i suoi colori che l'accompagnavano quotidianamente, proprio tutta la giornata. E fino agli ultimi giorni è riuscita a disegnare, anzi qualcuno avrà la fortuna di vedere anche il risultato dei suoi ultimi sforzi, diciamo. I suoi tessuti, vere e proprie opere d'arte, sono esposti nei musei più celebri del pianeta. Le sue trame colorate hanno vestito le abitazioni di mezzo mondo. Renata Bonfanti, artigiana e designer bassanese, si è spenta ieri ad 89 anni a San Bassiano, sconfitta dalla malattia.
Questo è il ricordo che serve di lei la nipote, l'assessore Bassanese Cristina Busnelli, che vediamo al telaio accanto alla zia in queste immagini di una ventina d'anni fa. Di una persona che sapeva stare molto in compagnia, cioè che amava molto la compagnia, che amava stare con le persone, che aveva un sacco di amici. Allo stesso tempo però era interessatissima alla vita, al mondo, alla società. Renata Bonfanti nel suo lavoro ha saputo precorrere i tempi. Lei aveva l'intelligenza di applicare la tessitura, che è una forma di artigianato bellissima, in un momento in cui l'artigianato sembrava scomparire, in un momento in cui sembrava che l'industria avesse la meglio su tutto. Lei aveva il coraggio di essere un punto corrente, se vogliamo, e invece di fare il ciclo un lavoro vero e proprio. L'eredità imprenditoriale sarà ora raccolta da un altro nipote, Alessandro Bonfanti, già da anni impegnato in azienda, dove lo spirito di Renata Bonfanti continuerà ad essere presente. Sì, noi la sentiamo, come dire, presente nei suoi lavori, in quello che ci ha comunicato. E cambiamo argomento spostandoci a Rosà, dove è tutto pronto per il grande spettacolo degli Aquiloni. Cosa c'è di più bello di un cielo pieno di aquiloni? A Rosà lo sanno benissimo, lo sanno da 11 anni esatti, tanti ne compie infatti con il naso all'insù. Il Festival degli Aquiloni, organizzato il prossimo fine settimana nella grande area verde trastante le piscine comunali dei volontari della Provoco. Motivati come sempre, ottimisti, e comunque aspettiamo veramente tantissima gente, perché a noi piace far divertire. 12 nazioni che arrivano, più di 100 aquilonisti accreditati al festival, quindi sarà sicuramente una bella storia che quest'anno. Per carità, lasciate quest'anno di non organizzare i voli degli aquiloni in notturna. Un anno sabbatico ci vuole, no? Quindi dopo 10 anni, l'11esimo, abbiamo deciso veramente di tirare un bel fiato, ma questo vuol dire che durante le 2 giornate, dalle 10 alle 18, non ci siano veramente cose importantissime da vedere. C'è un aquilone grandissimo, un aquilone che è entrato nel Guinness dei primati, perché è un aquilone che hanno utilizzato circa, credo, 3.000 metri quadri di materiali per costruire, una grandissima manta. Spettacoli con aquiloni statici, acrobatici, laboratori e giardini d'evento per buontine giornate. Insomma, Rosà diventerà capitale del cielo. Il mio di Rosà è orgoglioso di portare questa e patrocinare e contribuire a questo tipo di manifestazione qui nel nostro territorio, anche perché è un lancio territoriale del nostro comune in tutto il mondo, direi, visto che travalica i confini nazionali. Abbiamo aquilonisti che vengono da tutta Europa, l'anno scorso avevamo anche una delegazione cinese, quindi anche un lancio da un punto di vista turistico del nostro territorio. E parliamo di solidarietà e volontariato. Il comune di Tezze appoggia l'ANFAS di Bassano. Una nuova collaborazione a favore della disabilità è stata sancita da ANFAS Onlus Bassano e l'amministrazione comunale di Tezze sul Brenta, che dal 2017 al 2026 sosterrà con una donazione complessiva di 10.000 euro il progetto Casa Rubi, la comunità aperta e inclusiva dedicata ad offrire risposte alle esigenze delle associazioni della disabilità intellettiva e relazionale di tutto il territorio, in corso di costruzione a Bassano del Grappa. E a 9 parliamo di basking, uno sport inclusivo proprio per tutti. Si vince, si perde, ma sempre partecipare è un gioco, non è mica una guerra. Quelli che tirano da davanti fanno 2 punti, io che sono un professionista faccio i tiri da un lato che valgono almeno 3 punti. 9 scommette sui 6 cesti e il basking, una scommessa di inclusione che permette a tutti di giocare e progredire. Il regolamento del basking si articola su 10 regole che governano il gioco, regalando dinamicità e imprevedibilità. Uno sport pensato per permettere ai normodotati e ai disabili di giocare nella stessa squadra, garantendo di scardinare le regole degli sport ufficiali. Uno degli appuntamenti clou della stagione è quello in calendario nel fine settimana. Il 18 marzo a 9 si svolgeranno 2 partite, una del campionato ovest e una del campionato est del Veneto, del campionato regionale senior basking. E abbiamo concentrato le 2 partite perché corrispondono anche alle 2 squadre, una est e una ovest di Schio. Il basket è con ragazzi disabili e normodotati che giocano a basket, soltanto che invece di avere 2 canestri soltanto ce ne sono 6. Insomma, una competizione, uno spettacolo che prima ancora del risultato finale garantiscono a chi partecipa la possibilità di vincere. Andiamo a Campo San Piero per parlare di parcheggi. Allarme parcheggi a Campo San Piero.
Questo è emerso da una riunione tra commercianti del centro storico. I posti per la sosta sono più di un centinaio, ma durante la settimana non si riesce a trovare un parcheggio libero tra piazze e vie centrali. Solo in aree periferiche si riesce a posteggiare la propria vettura, sostengono i commercianti. I proprietari di attività di Campo San Piero hanno quindi deciso di dialogare con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione ad un problema che si trascina da molti anni. I nostri fornitori sono costretti a soste di fortuna lungo la vecchia statale per scaricare la merce, dice Ludi Bonaldo, esercente del centro. A parte il mercoledì, che è giorno di mercato, i parcheggi, comunque affollati, appena fuori il centro storico, sono lontani per le persone che hanno difficoltà motoria. Odori nauseabondi a Trebaseleghe, che se ne discuterà in ARPAV. Arrivano le centraline ARPAV in zona industriale a Trebaseleghe per monitorare sul campo la situazione. Odori ricaduti del polvere provenienti dalla zona industriale erano state segnalate dai cittadini tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. All'incontro convocato nella sede dell'ARPAV era presente anche il sindaco Lorenzo Zanon. Seppure notevolmente migliorata in queste ultime settimane, la situazione sarà monitorata con controlli mirati nell'area. Due centraline mobili che saranno posizionate nel territorio del comune, una al dosso della zona industriale, l'altra in centro. E parliamo ora di un trapianto di rene unico al mondo, perché è stato eseguito all'ospedale di Campo San Piero. Tutto lo studio preparatorio è stato fatto a Padova, l'intervento di un centro trapianti di rene dell'azienda ospedaliera. La collaborazione tra gli ospedali di Padova e Campo San Piero, dove è sede il laboratorio regionale di immunogenetica. È stato realizzato 24 ore fa il primo trapianto al mondo crossover da donatore deceduto. A ricevere l'organo, grazie alle cure dell'equipe diretta da Paolo Rigotti, un paziente iperimmunizzato in lista d'attesa. Una tecnica rivoluzionaria, quella messa a punto dai medici dell'Università di Padova, che consiste nel trapiantare pazienti che hanno un donatore vivente per loro incompatibile. Grazie al crossover viene data la possibilità che la donazione avvenga 24 ore fa, la donazione da deceduto, tra 24 ore il prelievo della rene dal donatore. Grazie con orgoglio, bravi e indomabili, i complimenti all'equipe del governatore Zaia. Mi ricordo invece Focus questa sera alle 21.20 in diretta con il nostro direttore Luigi Baccialli. Gli ospiti saranno Sara Moretto, Antonino Pipitone, Sonia Fregolent, Luciano Sturaro, Beppe Mauro e Roberto Lezzi. Anche voi ovviamente con i vostri sms. Ora vediamo che tempo farà domani. Vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata a tutti voi. La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Ricotte e robiola di capra da 9,90 euro al chilo. Latteria 5,90 euro al chilo. Dacia Mastea 6,90 euro al chilo. Asiago Dolce 6,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Variabilità con addensamenti nuvolosi più estesi nelle prime ore sulle zone settentrionali e significative schiarite nel corso della giornata. Un po' di precipitazioni fino al mattino soprattutto a nord-est, in seguito più rade. Limite delle nevicate in rialzo da 1000-1300 metri a 1400-1700 metri circa. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime un moderato aumento. Da Cherubin, Morlacco, 9,90 euro al chilo, Bastardo del Grappa, 7,90 euro al chilo, Granbibi di Capra, 13,90 euro al chilo, Salumi, pane, focacce e biscotti cotti a legna a 3,90 euro. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.